Salve gente, benvenuti in questa nuova serie Ratchet Gladiator. Questo primo episodio lo dedico a Ratchet 97, quindi cominciamo. Niente male come intro, eh? Ok, però ora passiamo al gioco vero e proprio. Ho voluto darvi un piccolo anteprima di quello che affronterò nel corso del gioco. Contenti? Bene. Allora, vediamo, ho detto alle cucine, ma anche no. Concorrente, beh, visto che sono concorrente, no, faccio gladiatore, sì, gladiatore. Sei morto. Una drammatica conclusione per uno degli episodi più eccitanti di Dredzone che io abbia mai visto. Il capitano Starshield, che come noto era in testa alla classifica, è stato appena ucciso da Ace Arblight. Un vero record per Ace. È riuscito a sterminare 13 gladiatori in questa stagione. Chiamata in arrivo dal sindaco di Metropolis. Il nuovo sindaco di Metropolis. Oh, vuoi dire... Bene, un attimo solo. Congratulazioni, sindaco. No. È un po' che non ci si sente. No, così Metropolis è ancora in piedi, eh? E non... Salve, capitano. Vedo che ti stai prendendo cura della mia vecchia nave. Beh, l'ho sistemata un po' e poi l'ho tenuta in funzione. Naturalmente. Ad ogni modo, devo darti delle cattive notizie. Come saprai, il capitano Starshield è scomparso più di un mese fa. Mi hanno appena informata che è stato ucciso. Oh, cavoli! No! No! Ma com'è successo? A quanto pare è stato coinvolto in una specie di combattimento clandestino. Lo chiamano Dredzone. Crediamo sia stato organizzato da quest'uomo, Gleeman Box. È riuscito a mettere in piedi un vero impero mediatico nel settore Ombra. Il settore Ombra? È una zona che non ha leggi e si trova ai margini della galassia. Molti altri eroi sono scomparsi lì ultimamente e temiamo che abbiano subito la stessa sorte. Ratchet, volevo solo avvertirti prima che... Una nave sconosciuta si avvicina. Oh. Sei tu, Illobas, che chiamano Ratchet. Non siete qua per sistemare il nostro motore interstellare, vero? Che battuta di pessimo gusto. A quanto pare l'avvertimento non è arrivato in tempo, magari prima potevi dirlo, no?
Sì. Abbiamo catturato il soggetto 209, signor Vox. Eccellente. Portatelo dentro. Sì, signore. Abbiamo preso anche altri due elementi. Dobbiamo eliminarli. Mettetegli i collari e vedete se potete utilizzarli in qualche modo. Ehi là! Ehi là! Sei sveglio? Mi senti adesso? Sei stato privo di conoscenza per ore. Probabilmente sarei un po' disorientato. Sai dirmi quante dita sono queste? Ah, accidenti! Sembra che ci sia un segnale di ritorno nel processore del visore. Aspetta ancora un secondo. Va meglio così? Ok, adesso vedo di attivare la funzione microfono. Sparisci, maledetta scimmia dalla testa blargiana! Riesco a stento a respirare e per tutta la coda mi si è infilata nel... Ecco, sembra che ci sia un problema con il circuito del microfono. Beh, io darò un'occhiata più tardi. Ora statene lì buono e fammi almeno vedere se sono riuscito a collegare bene il circuito del teletrasporto. La nuova armatura che indossi è quella standard per i nuovi combattenti. Combattenti? Ti spiegheremo dopo. Se non riesci a completare il corso di addestramento nel tempo stabilito, verremo eliminati tutti. Che bella prospettiva. Dobbiamo calibrare la matrice di rilevamento della tua tuta. Per cominciare, guarda l'olo bersaglio alla tua sinistra. Voltati verso l'olo bersaglio alla tua destra e sparagli. Oh no. Bene, ora colpisci l'olo bersaglio sopra di te. Un'altra cosa alla Halo. Bene, Ratchet, i tuoi circuiti di movimento ora dovrebbero funzionare. Prova a raggiungere la cima della sporgenza. Qualcuno ha notato il cambiamento di doppiaggio? Sto impiantando una minimappa digitale che riproduce la zona. La vedi? La minimappa ti indica la posizione dei nemici nei paraggi. Rilevo altri tre olo bersagli nelle vicinanze. Se uno è là, o si deve mettere la metà qua. Ah no, non ci riesco. Perché per forza lei la sotterra, dura. Come sono agile? Bene, Ratchet. Ci dovrebbe essere un teletrasporto poco lontano che ti porterà al prossimo livello del percorso di qualifica. Fatto. Auguri, eroe, e benvenuto a Dreadzone. Sto tranquillo, tanto non hai ancora speranza di salvarti. Non ci sarà pietà per te, non troverai né un rifugio sicuro né una via di fuga. Ora sei uno dei combattenti protagonisti del più famoso programma in Eurovisione della galassia. Una star, un gladiatore che combatte per il piacere di miliardi di fan sparsi per il settore ombra e più in là. Certo, è possibile che domani tu sia morto, ma tutti quelli che combatteranno con destrezza e strategia avranno modo di riscattare la propria libertà. Perciò, buona fortuna, eroe. Facci divertire. Cavolo, più cazzo. Ratchet, ho trovato un modo di mandarti delle informazioni senza che Vox lo scopra. Fai attenzione ai messaggi segreti nella parte bassa dello schermo. Dicevo, nella parte alta è più schermo, cattivo di... cosa? Quando si chiama? Nemici guadagni esperienza. Quando la barra è piena, vabbè, non mi sali di un livello e la tua nanotecnologia aumenta. Ah sì, è più cattivo del dottor Nefarius. Dico, il risato sicuramente lo batte. Tieni premuto il tasto R2, poi. Oh, come mi permettete, beccatevi questo. Fai così. Ti faccio notare il collare letale fissato stretto stretto al tuo collo. Questo collare non può essere distrutto né rimosso. Se andrai a ficcare il naso in un'area riservata, il collare ti darà una scossa elettrica estremamente dolorosa. Guarda. Odio questo lavoro. Se uno dei
combattenti si rifiuterà di collaborare, o peggio, risulterà noioso, potrò far esplodere il suo bel collare semplicemente premendo un pulsante. Ma io t'ho avvisato, non vale la pena perdere la testa, giusto? Premi due volte il tasto R2 per alternare gli ultimi oggetti usati. Congratulazioni, Ratchet! Hai superato il percorso di qualificazione. Controlla la tua mappa. Dovrebbe esserci un teletrasporto nelle vicinanze. Utilizzalo per raggiungermi... Sì. Craig, parli un po' troppo. Wow, questo posto è pazzesco! Mi sono sempre chiesto come se la passano i gladiatori professionisti, cioè questi qui fanno una gran vita, fama, soldi, belle ragazze. Cerca di non dimenticarti che noi siamo prigionieri di un'organizzazione criminale. Non mi sembra il momento di fantasticare. Vedo che Crank sempre a rovinare di cose belle, insomma è sempre pessimista. Probabilmente trascorrerai qui il resto della tua vita. Ciao Ratchet, guarda, ho qualcosa da mostrarti. I tuoi nuovi robot da combattimento. Chiamami Mac e questa è una recluta. Signore? Li ho portati via un vecchio combattente che ormai... Beh, ecco, lui non avrà più bisogno. Non preoccuparti, non farai la fine dell'ultimo ragazzo. Spero di no. Ho ancora gli incubi a pensarci. Ah, taci, schiappa! Una volta vinti un paio di scontri, potremo anche potenziarli. Mi raccomando, vieni a trovarmi quando vuoi metterli a punto. Ma perché è doppiato così adesso? Non l'ho capita, Vabbè, raga, direi di andare a fare una missione. Voglio dire, hai mai combattuto? Io? Sì, prima di arrivare. Di qualcosa. Ho visto un po' d'azione. Ehi, bel arredamento. Arredamento? Sì, questi macchinari, a che servono? Ah, si chiama stanza di controllo della missione. A ogni combattente viene assegnato un tecnico che deve controllare i suoi progressi. Già, quindi il signor come si chiama, per risparmiare un po' di bolt, lo farà fare a te. Bene, carne fresca, un bel po' di ciccia. Tu sarai il prossimo ad entrare nell'arena dopo Spaccaman. E da come sta combattendo non dovrai aspettare molto. Su, muoviti. Ratchet, io cercherò di aiutarti in ogni modo. Grazie, Clank. Questi signori ovviamente non sanno con chi hanno a che fare. Beh, dopo aver spaccato il culo in tre capitoli, spaccato il culo ai boss a vari limiti dei tre capitoli precedenti. Presentati allo shuttle per il trasporto della E dov'è? La mancata esecuzione di quest'ordine porterà all'eliminazione. Sì, ma dov'è? Ah, è là. Vabbè, facciamo la prima missione, va? Benvenuto, eroe o eroina. Ti ringraziamo per aver scelto Boxerways per il tuo viaggio. Ci auguriamo che il volo sia piacevole. Siediti, rilassati e nel tragitto goditi il nostro spettacolo, cortesemente offerto da Box Network. Ti devo dire una cosa. Io non sono un vero tirannoide. Siete disposti a saltare i pasti per godervi la nuova puntata del più recente reality show? Il vostro video magliette bagnate Blarg si è consumato per il troppo uso? Bene, se è così, è ora di trasmettere qualcosa di un po' più pericoloso. È ora di passare all'azione vera. È ora di farmi saltare in aria! Proprio così! È l'ora di vedere Ransom! Il numero uno della galassia, senza censure, senza morale, è il miglior programma di combattimenti clandestini. Una vera esplosione d'azione trasmessa in diretta dalla nostra arena. Ed ora, solo in pay per view, vediamo se Ratchet e Clank terranno testa a Ace Hardlight e agli sterminatori. Hanno salvato la galassia tre volte finora, ma quanto riusciranno a sopravvivere nella Dread Zone? Scopritelo in diretta, proprio qui, su Fox. Oh, ed è finita per Spaccaman, signore e signori. Ormai questa è la quarta vittima.
vittima di Eviscerator in questa stagione. E adesso abbiamo... vediamo un po'... Ratchet! Mai sentito nominare? Beh, forse si tratta solo di un intermezzo, ma non preoccupatevi perché fra poco avremo Tuono Grigio e Hydro-Girl, gente! Perciò restate con noi a Dread Zone! Bene, eccolo qui, è proprio un nanerottolo. Beh, non lasciateci nemmeno per bervi una birra, questo qui non arriverà al secondo round. Lo vedremo. Diglielo, va, a quello stronzo di cronista. Appassionati di Dread Zone, è giunto il momento. Ecco a voi il primo concorrente. È un Lombax, ha passato un periodo in prigione, odia i bambini e le caramelle. Salutate tutti, Ratchet e il Team Darkstar. Darkstar, che nome orribile. Ma, orribile non tanto, mi piace. Morite. Oh oh, credo di aver commesso un errore nel ricalibrare i bot. Premi il tasto giù per riattivare la sequenza di riparazione automatica. Puoi farlo tutte le volte che un bot è troppo danneggiato per continuare a muoversi. Ok, fatto. Di questa zona. Comunque, puoi premere il tasto direzionale giù in qualche momento per raggiungere i bot vicino a te. Sì, io sto zitto. Diciamo, quei cronisti sono degli stronzi, ma più avanti... almeno, più avanti diventano ancora più stronzi di quanto non siano adesso. Sono peggio di quello lì che si è fatto rapire. I cronisti sono la cosa più peggiore del gioco. Sicuramente. Aspetta che salutare no, Vabbè, stai qua quando è comodo. Si spara lontano e non si riesce a essere beccati a piedi. Ricordati che puoi usare la chiave inglese quando le munizioni scarseggiano. Grazie, colpo della chiave inglese e... muori. Però sono due armi, poi più avanti però un po' di armi. Da dietro. Sfide Dread Zone. A volte servono delle picche per attivare periferiche o abbassare scudi di forza. Fai attenzione, Ratchet. Possono anche portare all'arrivo di un Dark Angel. Ora avete sentito il mio cane. Si è abbagliato, non si sa per quale motivo. Sono per un infarto. Ok, mi sa che sono alla fine, tra poco. Ratchet, gli scanner hanno rilevato la presenza di una torretta Stalker da 70 mm di fronte a te. Devi trovare immediatamente una copertura. Oh, cavolo. Su quella torretta sono impenetrabili. Dovrai usare un EMP per distruggerli. Ordina ai tuoi bot di lanciare un EMP premendo sinistra sul tasto direzionale. Ovvero il disturbo elettrico contro le macchine. Complimenti, Ratchet. Ora che sei sopravvissuto al percorso di qualificazione, potrai tornare con noi nella zona di contenimento. Ci dovrebbe essere un teletrasporto in zona. Ci vediamo dall'altra parte. E vai. Vieni alzato, Vox. Oh, non voglio certo causare ritardi alla superstar degli sterminatori e alla sua serrata tabella di marcia. Ho solo una domanda per te.
Ok, spara. Ti piacerebbe comprare un videogioco di Ace Hardlight e un cestino da pranzo di Ace Hardlight? E poi ci sono i robot, i diritti del cinema, le figurine. Ace Hardlight è una celebrità perfettamente confezionata, sfornata dal grande impero mediatico di Gleeman Box. Allora dimmi, per quale motivo non vendiamo nemmeno uno di questi articoli? Ecco, non rispondere. Lascia che provi io a spiegartelo. Perché i miei fan non possono sopportare Ace Hardlight? È un pomposo con il carisma di un blarga muffito! Ma che vuoi dire con questo? Assetto! Fenomeno! I marmocchi se ne vanno in giro per la galassia spendendo migliaia di volte al giorno per i loro divertimenti! E io sono completamente fuori dal mercato! Trovo un modo per vendere questa roba o troverò io uno che lo sappia fare! E adesso levati dai piedi! Che divertimento quando vai in escadenza. Ratchet, devi scegliere dove competere adesso. Magari nel prossimo episodio, eh. Questo è un mezzo di trasporto interplanetario. Ti porterà ai percorsi della Dread Zone sugli altri pianeti. Viaggia lungo una rotta predeterminata ed è meglio non toccarne gli strumenti di navigazione o esploderà. Ah, perfetto, allora. Beh, ragazzi, direi che questo episodio può finire qui e ci vediamo nel prossimo. Ciao!